Mi chiamo Cristina Mattana, vengo dalla Sardegna, precisamente da Sestu adesso. Mi sono decisa a venire qui perché ero stufa dei denti che avevo, chiaramente che non avevo né un bel sorriso né niente, quindi volevo finalmente avere una bella bocca e parlare tranquillamente senza vergognarmi. E anche mangiare tranquillamente senza, perché avevo anche problemi nel mangiare. In effetti io dall'età di 14 anni che ho iniziato ad avere problemi con i denti, ho avuto una carie nei denti davanti e sono finita in mano a un dentista un po' così, che invece che curare la carie normalmente me li ha rivestiti. E da lì è iniziato tutto un percorso, poi cambia una volta, cambia un'altra, quando avevo un ascesso e quindi bisognava rifare tutto, quando poi ne ho perso altri, insomma. Ho cambiato, li ho sempre rivestiti, però ho avuto sempre una dentatura brutta, bruttissima. Ho speso soldi in abbondanza, e quindi, però senza avere un risultato ottimale. Poi dopo, con passaparola, ho visto questa clinica, ho chiamato anche per chiedere a qualcuno che aveva già avuto l'esperienza, mi sono messa in contatto con queste persone, ho parlato con loro, e ho sentito varie esperienze. Prima ho fatto anche un giro lì da noi a Cagliari per vedere preventivi vari, eccetera, e non ero soddisfatta di quello che mi dicevano, a parte che erano altissimi, e poi non mi ispiravano fiducia, anche perché poi mi sono anche informata tramite internet sui materiali e tutto, mi sono fatta una cultura su queste cose, e quindi anche quelli che mi facevano un preventivo basso, poi quando parlavo di materiale, il preventivo gli evitava parecchio e quindi non mi ispiravano fiducia. Poi qualcuno mi ha richiamato per fare anche lo sconto e già lì ho detto insomma non era un... No, non era una cosa onesta prima di tutto, ecco, quindi... E allora poi, ripeto, parlando con gli uni e con gli altri, mi sono decisa e sono venuta qua. Mi sono trovata benissimo all'inizio, infatti... Sì, ho visto già come la presentazione, come sono arrivata. Il primo step l'ho fatto a Bucarest e lì già mi sono tranquillizzata, ho avuto dei problemi, sono intervenuti, cioè mi sono venuti incontro, ho visto che veri professionisti, ecco, della... Poi qui è stato decisivo proprio il fatto che, tant'è, sono venuta con mio marito che non aveva intenzione di fare impianti, ha visto anche lui tutto l'insieme. E allora anche lui cosa che ha fatto? Ha deciso e ha fatto gli impianti e adesso è soddisfatto di averli fatti, mentre prima, secondo lui, non li avrebbe mai fatti. Invece adesso è contento, adesso lui ha i provvisori e verremo fra 6 mesi, 7, per i suoi definitivi. E invece come? No, io sono contenta adesso. All'inizio, insomma, ci sono state delle difficoltà per il posizionamento dei denti, non mi piaceva, a dire la verità, all'inizio. Poi invece dopo c'era Michele, che è stato veramente un tesoro, mi ha accontentata, ha avuto molta pazienza, mi ha fatto varie prove, ma molte, finché è riuscito nel suo intento e mi ha accontentata e io ho avuto il risultato che volevo. Sì, è stata una bella esperienza, ho incontrato varie persone, quindi si scambia un po' le esperienze, poi anche con le gite abbiamo avuto una guida splendida, molto preparata, che ci illustrava tutto quanto in modo molto esauriente. E quindi, insomma, è stata una cosa soddisfacente. Molti hanno paura del dolore e del percorso che devono fare. Invece, anche io, in effetti, all'inizio avevo molta paura di questo, mentre invece ho fatto 23 estrazioni senza dolore, non ho provato dolore. Cioè proprio, sì, qualcosa, ma sopportabilissimo, cioè ma niente di quello che pensavo. È meno di quando facciamo un'estrazione normale dai dentisti normali. Cioè si soffre più lì che non averli levati tutti quanti.